Ed è subito anni 80, ecco, adesso chiudiamo gli occhi ed è subito 80s. La fine degli anni 70, questo. 79, sì, 79. Sì. Dov'eri? Ah, fra Berkeley e San Francisco. Una cosetta così? In California, sì. E che combinavi a San Francisco? La qualunque. Definisci la qualunque. Dunque, in romano la qualunque vorrebbe dire che erano gli anni in cui... Insomma, avevo 16 anni e mezzo, quindi non ero maggiorenne e questo mi impediva un po', come dire, entrare nei locali, perché bisognava avere 18. Nella vita, E quindi l'unico modo che avevo trovato in quei tempi per entrare era travestendomi da poliziotto in pelle nera e quindi entravo nei posti in peggiori e più malfamati, ma almeno lì entravo. Ma dove l'avevi trovato l'uniforme da poliziotto? Questa è illegale. No, era la moda, era il tempo di tipo di Village YMCA, People, dei Village People. Quindi YMCA. Sì. Però proprio ti chiedevo i documenti e me li davi, ero così credibile come poliziotto. E che quei locali che combinavi, oltre a ballare, divertirti, bere, San Francisco, a città meravigliosa, a quest'ora? Vabbè, voglio sapere tutti i dettagli adesso, però... L'espressione la qualunque rende l'idea. Erano momenti molto liberi, cioè era il tempo proprio della vera libertà, molto prima. San Francisco, peraltro, capitale gay, quindi insomma... Era super... la nascita del Pink Power, c'era cioè proprio... Era il paradiso, era la Disneyland, veramente. Cioè io ero uscito da Venezuela che era molto bigotto, molto maschilista, molto duro, quindi molto nascosto, eccetera, e arrivo là... E praticamente c'erano i veri primi diritti gay e tutto quello, cioè era normale, era tutto normale, i quartieri interi, e ho abitato in quei quartieri, era tutto così normale che era come se vedevi la luce per la prima volta. Senti, ti sei divertito, ti sei però anche innamorato, no? Di un ragazzo di New Orleans. Sì, mi sono innamorato un sacco di volte, perché mi innamoravo una volta a il settimana. Il primo amore te lo ricordi? Una volta a settimana è bellissimo. Il primo amore te lo ricordi? Il mio primo. Beh, ero sui banco di scuola. Sì, Paolo. Pablo? Paolo. Pablito. Veramente. Pablito. Eravate coetanei? Sì. Beh, lui un anno più grande. Io sono sempre stato un anno più piccolo nella mia classe. Perché arriva peste, giusto? Perché a scuola mi ci hanno mandato troppo presto. È che ero vivace, ero molto creativo, quindi avevo imparato a 2 anni e mezzo a accendere i fiammiferi, a dare fuoco alle cose perché era bellissimo il fuoco, perché le tende di Terital prendevano fuoco in un modo bello e creavano dei disegni sul soffitto. Mia madre tornava dall'università con i libri e io gli aprivo la porta e dicevo: guarda mamma, sembrava che avevo fatto la Cappella Sistina. Praticamente le avevo dato fuoco a casa. E quindi lei era disperata. A un certo punto, con gli altri miei fratellini... Famiglia numerosa, siete in 6, sì, no? Siamo 6 fratelli. E avevo invitato tutti a fare il viaggio al centro della Terra dentro all'armadio di mia madre. E lei mi ha trovato con il fiammifero dentro l'armadio con gli altri bambini. A quel punto lì mia madre mi ha preso e gli ha detto a mio padre: portalo a scuola, se no lo ammazzo. Perché non pago di aver dato fuoco alle tende, volevi pure dare fuoco ai vestiti? No, io era il viaggio al centro della Terra, servivano delle torce per andarci qui. Ah, eccolo qui, mi ha rivestito da Zorro. Cos'è? Sì, quel giorno c'è un'espressione molto arrabbiata, quella foto non si vede. Amore, Però vedi che ero imbronciato, perché mio fratello, che è biondo con gli occhi verdi, quando io ho detto io faccio il Zorro, e lui doveva fare Batman, uno di questi qua che era un po' più chiari come Carnagione, no? E lui diceva: no, anche io voglio fare il Zorro. E io ho detto: ma io sono Moro, io faccio il Zorro. E lui: no, io il Zorro. Mia madre ha dovuto fare 2 costumi da Zorro e lì siamo tutti e due. Io nella foto ho la spada in una posizione che non si vede, perché odiavo mio fratello. Senti, ma questo Pablito che tu ricordi, ma come vi siete dichiarati a scuola, questa in Venezuela? Questa non sapevo che andava in questa direzione, questa intervista.
No, diciamo che io sono stato un santo fino a 14 anni, proprio santo, proprio tranquillo, proprio topo di biblioteca, di quei ragazzi proprio perfetto, mia madre mi adorava. Beh, oddio, davi fuoco alle tende però. No, ma questo è a 2 anni. 3 anni. Quindi massimo. Dopo i 3 anni ti hanno mandato a scuola tu sai, anche perché, apro e chiudo parentesi, poi ci torniamo, tu sei un sopravvissuto, cioè tu sei, ti avevano detto che insomma, sì. Sei proprio un sopravvissuto in senso tecnico, giusto? Eh sì. Cioè? Beh, sono nato con la Milsa più grande, mi ricordo, e producevo più globuli rossi. Di conseguenza potevo andare in leucemia da un momento all'altro. Ma non si sapeva, cioè se gli organi si ribilanciavano fra di loro con la crescita, ero salvo. E se invece no, morivo, andavo in leucemia. E quindi fu mia nonna a raccomandarmi al Nazareno per dire salvamelo tu. E così andò avanti la storia di fare le processioni. Tant'è che tu sei rimasto molto religioso, come si vede anche dai simboli, dalla Madonna, dal crocifisso che porti. Però voglio capire che tu fossi stato in qualche modo miracolato, perché poteva andare bene o poteva andare male, per come tu me lo racconti. Sì, sì. No? Poi, te lo hanno raccontato questa cosa? Io ho dei ricordi. Ma per capire se tu eri così esuberante, anche perché una volta che tu dici sono vivo, a questo punto faccio tutto quello che mi pare. Non era così palese che te lo dicevano così. Però io mi ricordo che ci fu una saga di iniezioni di penicillina con degli aghi enormi. Sai che le siringhe di vetro, come era una volta, in quella scatoletta dove venivano... bollite, e quando venivano bollite, come no? E arrivavano allora, quei siringoni e uno si nascondeva perché non le voleva il subire. Il panico che mia madre non sapeva più dove metterla. Io avevo il panico di quegli affari perché la penicillina poi faceva un male tremendo. E io chiedevo, ma perché di questa tortura? E qualcosa mi dicevano, però non svelavano che c'era un rischio di morte, non te lo dicono se è bambino. Però capivo che c'era qualcosa che non andava e poi a un certo punto mia madre mi consegna mia nonna, che era capo infermiera, perché mia nonna poteva accudirmi meglio da quel punto di vista e mia madre studiava all'epoca. E mi commuovo a pensarci quel giorno perché mi ricordo il punto esatto della città dove lei mi dette in braccio a mia nonna e se ne andò via piangendo. A me sta cosa non mi tornava, quindi dicevo, ma che è successo qua? Perché tu quanto avevi quando quando tua mamma ti ha... Io non mi ricordo quanto potevo avere, però avevo tipo... un anno e mezzo. Però ricordi quel momento, te lo ricordi? Sì. Il momento in cui mamma ti ha dato a tua nonna. Consegnato a mia nonna con un dolore enorme, piangendo. E questo pianto è entrato nella questa tua cosa testa? Mi aveva preoccupato, mi sento che succede qui, come dire, perché lei se ne va via piangendo, capito? E mia nonna era proprio la stella dell'universo. Leonor, no? Sì. Poi ne parliamo, ma insomma sull'amore poi torniamo, però prima dell'amore voglio fare un passaggio da Ballando, perché abbiamo capito l'infanzia, abbiamo capito l'esuberanza e vediamo Guglielmo, così come tutti noi siamo abituati a vederlo, su Rai 1, in prima serata, molto buono, vai. Guillermo Mariotto. Vuoi la rissa? Io la rissa te la do. Ma sei tu che parli sempre, zitto. Mariotto. Mariotto, sei tu che parli sempre. Ma stai zitto. Tu non hai rispetto del lavoro. Aspetta. Tu non hai rispetto fammi del lavoro. Parlare una più volta. E chi se ne frega. Tu sei così. Che canti, che balli e che ma Mario da mamma, Ma. Allora, credimi, stai giocando, devi dare l'anima. Guarda Scardina, così capisci quello che c'è. Guarda l'anima Scardina c'è, e capisci giocando. Quello che c'è. Guillermo Mariotto, zero! Sai che ti dico?
Taccagno. Taccagno? Perché? Taccagno. Perché? Sono risparmiato? Sì. Guillermo Mariotto, uno! Intanto stai calmo, no, calmiamoci. No, beh, calmati, no. Hai parlato tutta non la sera calmo. Tu. No! Vabbè, la visiera non lo fa respirare abbastanza. Guillermo Mariotto, due! Oddio, Mariotto. Sara Di Vaira, hai preso un granchio. Lo trasformerò in una farfalla. Guillermo Mariotto, zero! Ti sei fatto più amici o più nemici a Ballando con le Stelle? E chi è più tuo amico e chi è diventato un tuo nemico, si fa per dire? Ma no, insomma, no, no, perché dunque c'è questo fatto che in qualche modo, per un destino strano, quando io condanno qualcuno in modo... Però come lo dici, com'è che dici condanno? Sì, perché sembra che il diavolo... Hai uno sguardo... Zero, lo zero e queste cose qua... Il pubblico si appassiona di loro. Si appassiona di loro? Sì. Quindi hai un effetto rebound, sì, cioè solidarizza subito con la tua vittima. Sì. E quindi alla fine della fiera, tutto sommato, gli faccio pure un favore. Senti, ma un giurato per essere, insomma, onesto deve essere sempre sincero. Lo sei anche nella vita, sincero? Diciamo che in qualche modo mi tocca perché mi si legge in faccia quando mento. E quindi... Quando tu menti, l'altro, la tua menzogna la ingigantisce pure, cioè diventa... meglio dire la verità. Sempre, la verità è sempre rivoluzionaria. Che tutto sommato. A volte e invece come ti definiresti? Come giurato e come persona? Cinico, cattivo, buono, spietato, allegro? Come giurato come sei? Un po' cinico? No, sono buonissimo. Buonissimo. No, veramente. Voi ragazze vorreste essere anche lui, vorreste lo dice, essere però giudicate da Guillermo? Ma, scusami, prendere zero è tanto difficile come prendere 10. Vedi? Che fai subito? Ma questo si chiama viaggeria col giudice, eh? Questo no, si chiama no, viaggeria no, col no, giurato. No, no, no. Difficile. È intelligenza. Ti si devi vede proprio l'intelligenza impegnare della per donna. Prendere zero, impegnare. Romina. Ma ti dà un punto di partenza, perché dallo zero non puoi più sprofondare, sì, okay, quindi ti dà soltanto... Anche lei è ruffianissima, io in realtà sarei sicura di prendere zero, perché già quando vado a fare zumba in palestra pesto i piedi delle signore a fianco. Disastro. Quindi sappi che se mai dovesse capitare, io parto già dallo zero, va bene così. Zero. Oblivion. È meno offensivo che un uno. Oblivion. Però vorremmo farti giudicare. Dai, proviamoci. Allora, al posto di Memo Remigi, che di solito è qui con voi, noi abbiamo portato Mimo Remigi in una danza figurata. Vediamo un po'. Ah, oddio, già vedo la faccia di Guillermo. Le notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, se incontrassi un angelo direi non mi fai volare in alto quanto lei. Ancora Guillermo, applaudito, un buon segnale. E lì andrebbe diviso, perché un conto sono le voci e lì sinceramente anche un 8. Vedi che sono buone. Buonissimo. Invece quello dei gesti
Si capisce dai gesti che è triestino. Di dove sei, triestino? È vero. Senti, Guillermo, come andò con Anna Oxa? Oh, bella lei. Quanto è bella, quanto è speciale. Una delle vere speciali, anche alcune delle sue canzoni, quelle che mi stanno a cuore. Andò, che lei è un terremoto, è meravigliosamente terremoto, proprio fa tremare tutti. E aveva fatto tremare veramente tutta la giuria. Io ero quello di parte, perché mi piaceva tanto, che io proprio poi adoravo il fatto che si levava le scarpe, che si inventava, che lei era il maschio della coppia, che... cioè lei trasformava, perché è una creativa. A me i creativi quindi vanno certo. presi da... non possono essere messi nel mucchio così e aspettarsi che obbediscano tutte le regole, perché non lo faranno mai. Poi una con quel caratterino, e andò che a un certo punto lei, proprio offesa, incavolata eccetera, se ne andò dalla scena e andò in camerino, come dire, non rientro più, me ne vado eccetera. Io chiesi a Milly, dico, posso? Sono andato proprio, la prima volta, l'unica che ho abbandonato la mia postazione per andare... a soccorrere Anna. A pregarla. A pregarla. E come l'hai convinta? A mani giunte, in ginocchio. Torna in scena? Tu proprio, ti prego, fallo per noi tuoi fans... E in quel camerino però volavano proprio le staffelle, le grugie, tutto volava. E poi la cosa buffa è che lei quel giorno aveva deciso di fare un trucco tipo Star Trek, no? Che aveva delle robe strane. Quindi l'effetto dentro il camerino, con tutto che volava, lei con il trucco di Star Trek e io in ginocchio. Io dico, ma perché non c'è una candid camera? Perché questa è una cosa storica, è un film. Però l'ho convinta. Ma certo, l'ho convinto. Anche perché mi sa che tu sei un ragazzo determinato. Torniamo a quei 14 anni. Okay. Allora, quello è stato il tuo primo amore? Pablito. Sì, vabbè, io mi innamoravo molto. Sempre di ragazzini? Sempre di maschi? No, c'è stata Tiziana. E in realtà sono state Paolo e Tiziana, sono stati contemporanei. Tiziana abitava nel palazzo. Dove abitavo Caracas, io. Sempre. Sì. Ed era di Roma. Fai conto una Gloria Guida come look. L'avevi bellissima. Scelta bene. No, e lei era stata la prima ad avere sviluppato nel quartiere. Quindi a 11 anni aveva messo su delle poppe disumane. Bellissime. Era veramente la più bella. E tutti la corteggiavano, tranne che me. Che ero sempre chiuso, dipingendo nella mia stanza, che guardavo tutti, che giocavano... E lei proprio mi puntò, ha detto voglio lui, perché era l'unico che non le correva dietro. Ma il suo modo poetico, perché lei era una molto romantica, mi ricordo che le avevo regalato un fiorellino e lei lo mise dentro al reggiseno, e il fiorellino aveva macchiato di fucsia il reggiseno, e lei mi mandò questo reggiseno come pegno d'amore. E mi scriveva delle lettere, voleva fuggire con me. Me la ritrovavo, io andavo a scuola e lei con le valigie davanti alla porta del palazzo. Tiziana. Gloria Guida, 11 sì, anni, 12 Gloria anni. Guida. Beh, lei no, Tiziana, a quel punto lì avevamo... No, anche perché fu... E quando è che hai capito che invece era Pablito che ti interessava di più? No, in realtà lì non si era capito, perché mi è successo nella stessa settimana che io andai... in tutte e due le direzioni, un martedì o un giovedì, e ho detto, ah che bello, mi piace tutto, quindi dico, mi piace tutto, perché le poppe mi piacevano tanto, e quindi un po', non so per quale motivo, però insomma la cosa era entusiasmante, e dall'altro lato pure, e ho detto, il 100% della situazione può essere mio, quindi non devo scegliere, o di qua o di là, posso avere tutto. E quindi non ci fu traumatico in quel momento. In quel momento, anzi, entusiasta, perché dico, ma se va così, do coglio, no? Dicono... Sì, come c'è... no, essere, come diceva Woody Allen, essere bisessuale raddoppia le mie possibilità d'uscita il sabato sera. Esatto. Però poi, effettivamente, il cameratismo fra uomini è un po' più sportivo.
Tiziana era diventata anche quella, capito, che mi aspettava con le valigie per fuggire insieme. L'altro no, l'altro andavamo a scuola tranquilli, capito, ci scambiavamo proprio i compiti, era una cosa, il cameratismo invece la donna proprio ti possiede. A me questa possessione un po' mi soffoca. Sì, ma è una spiegazione che ha un suo fascino. Senti, ma poi invece me la racconto io questa di New Orleans, perché tu da San Francisco a un certo punto arrivi a Roma quasi per dispetto verso questo signore che ti aveva tradito, il quale però sta lì, prima quando tu decidi di partire. Ah, già, già. Allora, si chiama rincorre... Wayne Muniz. Come si chiamava? Wayne Muniz. L'ha mai più Wayne visto? Wayne Muniz. No, lo rivide una volta tornato a Roma, ma lì c'era una storia che io ero quello piccolo, lui quello a metà, ma lui aveva uno più grande. E io non sapevo. Io venivo dal Venezuela, quindi la soap opera, la telenovela. Quando io ho saputo che io venivo tradito da questo con uno più grande, che in realtà era il suo paparino. Una tragedia epica ho fatto. E allora... Hai fatto bene, così imparano. Sì, no, poi una tragedia. Allora, coincidenza, arrivano un gruppo di architetti al California College e mi chiedono di vedere i nostri lavori, le nostre tesi. E mi scelgono per uno stage a Roma. Io incoscientemente, pur di far dispetto, accettai quella vedi cosa. Che cosa? Cioè, perché tu sei figlio di... hai origini italiane comunque. Tuo nonno scappò dall'Italia perché aveva preso a botte un fascista, quindi un po' fumino era anche lui. Tu sei... Mariotto, ciao. Mariotto ora si chiamava pure lui, certo, il cognome Mariotto, certo. Si chiamava di nome il nonno? Gaetano Cesare. Senti, vediamo un po' di immagini della tua famiglia. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things. Love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Belli! Ma quanti anni hai, Guillermo? Che non abbiamo trovato la data di nascita. Come boh? Boh. Come no, aspetta, boh cosa... non è una risposta però, eh? In che senso? Il compleanno lo festeggerai, no? Guarda, è andata così. Ci fu una gran confusione fra Wikipedia, quelle robe lì dei social, che a un certo punto qualcuno ha deciso che io ero argentino ed ero nato il 23 gennaio. Di che anno? Non lo so, non me lo ricordo, perché non era neanche quello giusto. Morale, io per tipo... Da quando c'è Wikipedia che io mi chiamano tutti a gennaio per farmi gli auguri, quello non è il mio compleanno, però a un certo punto dice, oh, sto combo, facciamo che sia quello, no? Perché tanto mi chiamano tutti quel giorno. Alla fine ho perso un po' il fido di quando era e quando non era. Ma che importanza ha, dici? Perché dobbiamo attaccarci a queste cose così volgari? Sì. Futili. La data di nascita, ma che chi se ne importa? No. Senti, ma tu ti definiresti un po' eccessivo? Io uso il termine flamboyant, no? E essere così un po' eccessivo... giusto, ma sì, no, certo. Insomma, comunque, diciamo, non sei una persona discreta come ti presenti, quello che dici, sei uno che colpisce. È una maschera? È una necessità? È la tua vera natura? Hai bisogno d'affetto? Hai bisogno d'attenzione? Ah, tu così la metti sulla psicanalisi? Certo. Ti potrei anche dire che nel momento in cui tua mamma ti ha consegnato a tua nonna, tu sei diventato un bimbo abbandonico, perché in qualche modo tu sei andato da un'altra persona e tu non capivi quello che ti accadeva, però tua mamma ti lasciava. Ottima l'interpretazione. Però mi rese tanto felice stare con mia nonna. Tua nonna era una donna favolosa, no? Era la regina del mondo. Peraltro so, per lei, tua nonna? Sì.
Juan la Nonna, che era una caposala, trasformò i bordelli de Caracas del regime di Pérez Jiménez, che era una dittatura, faceva parte del gruppo dei medici che trasformò questi prostiboli in cliniche di maternità. E che valori ti ha insegnato? È vero che lei dava da mangiare a tutti i clochard della zona? No, lei regolarmente prendeva un clochard, il venerdì era un rituale. Il venerdì lei raccoglieva qualcuno per strada, lo portava a casa. Quella che faceva da mia babysitter, che era mia zia, una poetessa, ed io dovevamo lavarli. Tipo che lei li teneva e io con la pompa li lavavo perché non si volevano far lavare. Dovevano essere lavati, vestiti e seduti a capotavola con il sottopiatto d'argento del bisnonno. E dovevano scegliere se era il petto del pollo, cioè il meglio. E questo avveniva tutti i venerdì. E dopo gli dava 20 euro, l'equivalente, e li mandava via. E così andò avanti così tutta la vita. Mia nonna ha assistito a clochard e in tutto e per tutto. Il giorno, sempre dalla parte dei più umili bisogna stare. E il giorno del suo funerale c'erano quasi 2000 persone e più della metà erano clochard. La tua amica Eleonora ti manda un messaggio. Eleonora Daniele, ciao! Ciao Guglielmo, sto registrando dal mio camerino di Storie Italiane e dallo stesso camerino dove quando noi facevamo le dirette io ero incinta, mi vestivo, mi sistemavo, mi pettinavo, mi truccavo da sola. Perché? Perché erano momenti veramente difficili, eravamo nella prima fase del Covid, della pandemia, facevamo delle dirette veramente di grande passione insieme con te e anche di grande altruismo e solidarietà, perché hai aiutato in quei giorni veramente tante tante persone. Ti voglio bene, sei una persona speciale e poi so che vuoi bene anche alla mia piccola Carlotta perché le hai realizzato un abito meraviglioso per il battesimo, per cui ti ringrazio doppiamente. Uno per la tua grande umanità e sensibilità e un'altra anche per la tua grande amicizia. Ti abbraccio forte, ti voglio bene da morire. Ciao! Ciao Serena! Wow. Ciao Leonora! Wow. Beh, lei mi ha assistito in quella battaglia, siamo riusciti a ottenere cose inaudite in quel periodo lì, perché effettivamente se tu ci ragionavi un po' più a fondo, no? Tutti a casa, chiusi a casa. Certo, la cosa che potevamo fare era quella di aiutare gli altri. No, era che chi non c'aveva la casa, che faceva? Certo. Senti, Mon Amour, so che tu consideri le canzoni d'amore anche delle canzoni, oddio, d'amore. Oddio. C'è un'asta di microfono lì. Eh? Dunque, io... No, non mi dire che ti emoziona. Da morire. Ma io guarda che non so, forse come dici tu, è una maschera, quello, ma io sto morendo di paura. Ora. Sì. E perché? Perché mi emoziono, anche perché te veramente, quando incroci la gamba, sembri veramente una psicanalista. Dici la verità. Vai a cantare che è meglio. Allora, gliela dedico sempre a Dio. Io canto le canzoni d'amore pensando a Dio, non pensando a qualcuno in particolare. E questa è quella che canto sul motorino, canto sempre preoccupandomi che il Signore non stia più con me. È una cosa molto tenera. Provate a scegliere la vostra canzone d'amore, dedicatela a Dio e vedete come cambia il significato. E se domani io non potessi rivedere te? Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Perduta
sé all'improvviso perdessi te avrei perduto il mondo intero non solo te. Vedi che, vedi che voto, è strana. Vieni, 9 e mezzo, vieni, via. Non sapevo che fossi questo grande performer. Ma cade, che? Perché pensa a Dio e te viene. Se invece non pensi a Dio, non mi viene. E se pensi all'amore? Canto un'altra. Che cosa canti se pensi all'amore? La canzone di Diana Oxa, Quando nasce un amore. Bellissima. Guarda che ti danno un messaggio. Si chiama Eleana, chi è? Guglielmo, mia sorella. Fuori dal personaggio è il mio fratello e quando parlo di lui, secondo me che quello bello. Che mi viene in mente è il giorno del mio matrimonio, quindi per me Guglielmo è quello paternale, è quel fratello tenero, quel fratello buono, quello che non mostra l'amore 100%, ma è per te, quando hai bisogno 100%. Quindi un fratello pieno di idee, di esplosioni, di creatività, un grande provocatore, quello senz'altro. Però quello che conosco io ha un cuore enorme e quando è lì per te è una gioia. Wow. Era la mia sorellina piccola. Quella l'ho tenuta in braccio e l'ho cresciuta fino a 7 anni. Come... Boh, non lo so. Per lei io sono il suo papà. Ma non mostrare l'amore al 100% è una forma di difesa? E viene da mia madre. Mia madre è misto fra venezuelano e tedesco. Il suo nonno, nonno era tedesco e lei è proprio entrata in quell'ordine di idee, quindi noi a mia madre la chiamavamo il Führer e gli facevamo il saluto quando arrivava e lei piaceva questa cosa perché era per gestire 6 figli, lei ci chiamava noi gli anormali. Come gli anormali? Arrivano gli anormali, tutti insieme era troppo per lei, quindi per gestire noi, essendo lei poi professionista, quindi poi all'inizio studiava medicina, poi ho dovuto studiare odontoiatria ed era chirurgo facciale, insomma era un po' di medico e in più 6 figli. Beh, quindi la gestione doveva sì, mia madre è superlativa, però la gestione era molto dura, per cui non era bacino, amorino, niente, Heinz, vai, quindi in qualche modo abbiamo preso tutti da lei questa cosa di non mostrare l'amore. E tu quando sei innamorato qual è la cosa più pazza che hai fatto per amore? Ah, diciamo, più non si può dire, ma... No, vabbè, che si possa dire. Che si possa dire... Beh, a un certo punto, persino a Roma, io organizzo delle serenate. Ah, tu vai a fare serenate? Ma proprio con i mariachis. C'è un gruppo di mariachis con i sombrero, con tutto. Mi devo bere una bottiglia di whisky proprio, una pianta per poter avere il coraggio. Allora, combino in modo che ci sia il balcone, la finestra giusta, eccetera, e mi sparo, sempre per chiedere perdono, perché è giusto per... Cioè, i mariachi li porti per chiedere perdono e faccio queste performance che sono divertentissime, ma ti perdonano subito. Cosa. Funziona? Funziona da Dio. Metodo Mariotto. Stefano Dominella. Oh là là. L'amicizia con Guglielmo Mariotto nacque tanti anni fa e fu veramente il debutto per un'amicizia che ci ha portato molto lontano a fare delle esperienze straordinarie. Che cosa mi piace e che cosa ha tenuto salda questa amicizia e questo rapporto è la creatività infinita di Guglielmo. Guglielmo ancora oggi riesce a stupirmi per la poliedricità della sua creatività che non è soltanto nella moda ma è in tutto quello che si approccia a fare. Uno dei suoi difetti? La pigrizia.
Perché in tutto ciò non abbiamo parlato della tua parte creativa, ma insomma la conosciamo tutti per la nota Maison di moda. E, chi è Dominella per te? Un mentore? È vero che abitate nello stesso pianerottolo? Sì, sì, sì. E il destino ci ha portato a abitare proprio così. Il destino l'avete scelto? Però era una combinazione, sai quando le cose sono servite sul vassoio in un modo particolare, quando non se l'aspetta mai nessuno. Tu credi più al destino o alla volontà? Io credo a Dio e basta. Mi hai detto che sono una psichiatra, una psicologa, vabbè, sì. Perdonatemi per carità. C'è una tua amica neurologa però che di te vuol dire qualcosa. Mariotto, talento grande, talento ribelle, sognatore desto, empatico, sensibile, innamorato della bellezza e dell'amore. Ha uno sguardo anticonvenzionale sulle cose ed uno spirito innovativo, poliedrico, in continua ricerca anche nella dimensione esistenziale e spirituale. A volte al vetriolo e allora è strabocchevolmente Mariotto, ma sempre così pieno di umanità di fronte alle vicende umane e partecipe con tutto se stesso. Le cose vere della vita non si studiano, non si imparano, si incontrano. Ed io ti sono grata, caro Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, per l'entusiasmo, la passione, l'energia, l'amicizia autentica che mi hai portato e ti auguro sempre stupore, immaginazione, creatività e sinapsi infinite. Grazie. Diagnosi. Nella vita preferisci più stupire o piacere, quindi essere amato? Nessuna delle due. Cosa preferisci? Divertirmi. Grande frase, vieni, grazie per essere stato con noi, grazie a voi.